Care amiche e cari amici, oggi benvenuti, ci troviamo qui a Val d'Ultimo che facciamo una nuova puntata su White Emotions. Sono qui in compagnia di Gotti Paris che fa maestro degli sci qui a Val d'Ultimo. Ciao Gotti. Ciao, buongiorno, piacere. Ci racconti un po' di tutta questa zona qui, quante piste abbiamo e tutto questo che troviamo qui? Allora, noi abbiamo i 25 km di piste, le piste sono quelle facili, no? Le piste blu, poi le rosse, molto bello da sciare, però ci sono anche dei tratti neri, no? Dobbiamo magari anche dire o possono sapere che alcune squadre Coppa del Mondo fanno spesso l'allenamento anche qui in Val d'Ultimo e soprattutto il nostro Dome Paris, no? Sì, quello penso che qualsiasi persona lo conosce e adesso sono sicura che te mi fai vedere qualche pista, vero? Volentieri, eh? Mettiamo gli sci e partiamo subito. Bello, allora andiamo! Arrivati a Breitheben, dove non possiamo trovare solo un ristorante ma anche il centro della scuola sci. Il centro della scuola sci è una cosa molto importante e cosa si può fare o cosa fate lì con i ragazzi? Sì, la scuola sci, il centro scuola è importantissimo, lì soprattutto si trovano anche i principianti e anche quelli che sono già sono un po' più bravi, diciamo così, facciamo sempre la selezione, quelli che iniziano, c'è il tappetino roulant, c'è il campetto e da lì in poi si possono spostarsi verso lo ski lift e invece gli altri poi salgono e prendono la seggiovia a quattro posti e sopra poi ci sono delle piste più alte. Quindi da qui adesso possiamo andare giù, prendere lo ski lift e arriviamo fino a? Prendiamo la seggiovia e arriviamo fino a 2100 metri e da lì si può salire ancora fino a 2650, vuol dire un'altezza veramente bellissima e poi abbiamo anche un dislivello da scendere dall'alto fino al punto più basso con le piste e sono di più, sono quasi 1500 di dislivello e quello si trova in pochi posti sciistici. Bello, bello, allora direi che partiamo e andiamo a vedere un po' tutto quanto. Siamo arrivati in cima della seggiovia che parte dalla scuola sci e adesso Gotti mi spieghi un attimo cosa possiamo trovare proprio dietro a noi? Sì, adesso siamo su un punto di 200 e poi da lì in poi si può salire o con la seggiovia a tre posti su 2650 o anche lì dietro c'è un'altra seggiovia che ci porta su in cima. E soprattutto che volevo dire, la pista lì dietro, la Asmol si chiama, lì si allena soprattutto anche il nostro Paris Dominic quando fa velocità, super G e discesa. Bellissimo, grazie mille che mi hai fatto vedere tutte le piste. Ora te vai di nuovo a allenare i bambini, a fargli vedere un po' come si scia e noi andiamo a scoprire le altre piste. Grazie mille. Grazie a voi e a presto, ci vediamo in Val d'Ultimo. Ciao. Vi saluto!
siamo arrivati al ristorante Oyster Schwemal e ci troviamo qui con la Melanie. Ciao. Ciao, buongiorno. E dimmi un po', vi siete preparati bene per questa stagione? Sì, adesso siamo preparati molto bene per il Natale, ma anche per i colazioni che facciamo quest'anno, sempre sabato, la mattina all'alba, e fino alle 10 si può fare la colazione da noi. Sì. Molto bene. E cosa sono le altre specialità che posso trovare? Allora, soprattutto noi siamo conosciuti per il nostro strudel di mirtilli neri, che facciamo, è tutto fatto in casa. Noi facciamo tanto in casa, quello che riusciamo, anche i punch, i tè, punch o il vin brûlé facciamo noi nella cucina, tutti i cannedali, strudel. Noi guardiamo a fare quello che riusciamo a fare, guardiamo di far in casa. Io adesso non vedo l'ora di mangiare un bel piatto e poi a tornare sulle piste. Comunque ti auguro una buona stagione a te e a tutto il tuo team. Grazie e vi aspetto qua alla Oyster Schwemal per assaggiare le nostre specialità. Ci siamo riposati e abbiamo mangiato molto bene. Ora torniamo sulle piste. Una pista non è ancora pronta, quella dietro le mie spalle si chiama Moot Ek e sarà pronta da Natale in poi. È una pista molto divertente, ma per quelli che sciano un po', che sono un po' più esperti a sciare. Però per noi non è finita, quindi noi adesso partiamo per le piste e ci divertiamo un po'. Scendendo e la temperatura anche. Noi abbiamo finito con la nostra bellissima giornata qui a Val d'Ultimo. Ora mi godo un bel Jägertee e noi ci vediamo alla prossima puntata di White Emotions.